Buongiorno. Vogliamo calcolare il seguente integrale indefinito. Applicheremo il metodo di sostituzione. Pertanto si tratta di determinare una sostituzione che ci semplifica l'integrale. Possiamo porre radice di x uguale a t, da cui possiamo ricavare che x uguale a t quadro abbiamo elevato ambi i membri al quadrato, e differenziando ambi i membri otteniamo che dx, sarebbe il differenziale di x, è uguale al differenziale di t quadro chiaramente in dt, cioè 2t in dt. Ricordiamoci che il differenziale di una funzione è uguale alla derivata prima della funzione per dx. Grazie a queste sostituzioni possiamo riscrivere il nostro integrale in una maniera diversa. Quindi al posto della radice di x metteremo t, al posto di x metteremo t quadro. Quindi verrà 1 fratto t più t quadro per t, il tutto che moltiplica di x. Al posto di x dobbiamo mettere 2t dt. Possiamo riscrivere ancora in questo modo qua, quindi 2t in dt, al denominatore facciamo il conto e mettiamo una t in evidenza, quindi otteniamo t che moltiplica 1 più t quadro. Si può semplificare t con t al numeratore o al denominatore, possiamo portare fuori il simbolo integrale, la costante 2. Quindi otteniamo 2 per l'integrale di dt fratto 1 più t quadro. Si tratta di un integrale noto, e che è uguale, quindi il 2 sta fuori, questo integrale qua vale arco tangente di t più la costante c. E ricordando che t è stato posto uguale alla radice di x, il nostro integrale, questo, in realtà vale 2 arco tangente della radice di x più c. E l'esercizio è finito.